Ve la ricordate quella tragedia di Piazza San Carlo a Torino per la finale di Champions League? 1500 persone che vanno da tutte le parti, una di loro rimarrà paralizzata, un'altra morta, feriti grave, migliaia di persone al pronto soccorso. Beh, insomma, si viene a sapere che in realtà tutto quel pasticcio è avvenuto perché una banda di extracomunitari aveva, come si può dire, giocato con lo spray urticante, se si può dire giocare in queste occasioni. In realtà era il loro business, perché creavano il panico e nel panico rubavano catenine, orologi, smartphone, insomma piccoli rapinatori, e questo sarebbe semplicemente il racconto di una realtà di micro criminalità locale. Ma uno di loro, il giorno dopo, su internet, uno dei 7 arrestati e fermati, ha detto: una ringhiera vi ha messo in ginocchio, avete calpestato bambini e donne per un petardo, ve ne accorgete solo quando vi tocca la pelle. E poi continua raccontando in realtà quello che succede in Medio Oriente, mettendo in relazione il loro spray urticante, diciamo così, alle bombe occidentali. Qual è la morale di questa storia? È una morale di cronaca giudiziaria, di microcriminalità? Beh, è anche una morale, la diciamo senza finzioni, con la nostra realtà e la durezza che qualcuno ci riconosce, di extracomunitari, di stranieri che in questo paese non vogliono integrarsi, o meglio, una volta che pensiamo si siano integrati, hanno sempre quella ria-pensée per cui in realtà noi siamo i cattivi, i colonialisti, i ricchi, gli sfruttatori, e quando possono ce la debbono far pagare.